Salve a tutti, io sono Frog. Fra Frog. E quest'oggi, siccome sto facendo pochissimi video e devo farmi perdonare in qualche modo, ho deciso di fare un vlog, che è quello dove stiamo vivendo in questo momento all'interno del vlog. Funziona così: voi mi fate le domande e io rispondo, però siccome voi le domande me le avete già fatte, furbacchioni, io risponderò soltanto. E vi starete chiedendo perché nel primo canale? Perché sì, perché così ci abbracciamo. Se voi foste interessati a farmi delle domande, anche a livello tecnico e cose del genere, perché doversi iscrivere anche al secondo canale? Cioè, nel senso, iscrivetevi anche al secondo canale, però se vi servono delle informazioni... Simone Ferraro chiede: come sta la rana salva da Naio Strabica? Sta benissimo, guarda, eccola qui. Ha deciso di partecipare attivamente a questo vlog, rimanendo qui nell'angolo e guardandomi in silenzio. Emanuele Salvi chiede: se Usain Bolt ti tirasse una scarpa piena di maionese, con quale formaggio ti difenderesti? Sicuramente non con la groviera, perché hai buchi. Antonio Scalone chiede: da quando la tua passione per le rane? Allora, la mia passione per le rane risale a tempi immemori. Una volta, quando avevo 9 anni, il mio intelletto superiore mi ha fatto venire in mente questo nome, appunto, che soltanto un genio poteva elaborare, che è appunto Frafrog, che ovviamente ha delle origini etimologiche molto complesse, perché deriva da fra, che è una preposizione semplice e che indica la contrapposizione, quindi tra il bene e il male, e poi c'è frog, che è una parola che nella lingua inglese significa appunto rana, e di conseguenza c'è questa rana che è il dio assoluto del bene e del male, e quindi lei ti può giudicare. Davide Scanferia chiede: 4x91... 364. E questa domanda, se ho sbagliato a rispondere, comunque la cancellerò. Michele Minicucci mi chiede: fumi? E non fumo perché no. Perché no, che schifo. Simone Cioè mi chiede: in quale modo faccio le animazioni e se uso qualche software specifico oppure faccio soltanto frame to frame? Dipende da quello che devo fare, nel senso che mi piacciono moltissimo le animazioni frame to frame, ma sono molto più lente da fare, ci vuole molto più tempo, mentre invece di solito quando faccio animazioni per far velocemente utilizzo Photoshop, Premiere, After Effects. Daniele Moretto chiede: puoi descrivere le fasi per la creazione di un tuo video? Partendo da un'idea iniziale, scrivo il video, quindi se devo fare una voce fuori campo, scrivo la voce fuori campo. Dopo averlo scritto, faccio tutte le riprese che servono per il video. Una volta fatte le riprese, faccio il montaggio. Una volta fatto il montaggio, aggiungo effetti speciali se ce n'è bisogno e voce fuori campo. Sì, di solito la voce fuori campo la aggiungo dopo il montaggio, infatti mi dà un sacco di problemi perché cioè, magari metticela prima, no? Cristina Versano mi chiede: qual è il tuo libro preferito? Che bella domanda! Sappiate che mi sono preparata prima di leggerle e di rispondere a questa domanda, ma in ogni caso il mio libro preferito è Notre Dame de Paris di Victor Hugo, e infatti ho anche un modellino in scala 1 a 1 miliardo di milioni. Voglio morire. Si è rotto. Un modellino! Avevo. Mario Swarf chiede: qual è la tua canzone neomelodica preferita? Ma che te cumbichinasse con statuta angolla. Allora, Nicola Tortora mi chiede: quando è iniziata la mia passione per il disegno? Come hai iniziato a far video su YouTube? E se qualcuno mi ha aiutato? Diciamo che è nata durante le lezioni di matematica. Sì, perché durante le lezioni di matematica ho fatto i migliori disegni della mia vita. YouTube a caso, nel senso che... un giorno, ma io da tanto sono su YouTube, tipo 3 anni, una cosa del genere. Quando ho caricato il mio primo video su YouTube 3 anni fa, l'ho fatto perché avevo visto gli americani fare disegni digitali veloci, no? Gli speed drawing, e pensavo fossero una figata, quindi ho detto: beh, lo faccio pure io, tanto sicuramente mi riesce. Infatti ho fatto delle cagate enormi. Mi aiutano le condivisioni, nel senso che da sola, cioè da soli siamo tutti soli, nel senso. Antonio Mascolo mi chiede: se io sono io e tu sei tu, mi calcoli la massa del sole? Ma Antonio, ascoltami bene, lo sanno tutti che la massa del sole è 2 quintilioni di chilogrammi. Per favore, vuoi sminuire la mia conoscenza?
Poi Giulio Pedrazzoli, o Pedrazzoli che dir si voglia, mi chiede: in quale città del mondo vorresti vivere? Ebbene, non si capisce, non si capisce, bene, non si capisce. Tommaso Tosi chiede: che obiettivi usi? Allora, per il momento gli unici obiettivi che ho, quindi uso soltanto questi perché logicamente sono anche quelli che sono costati un pochino meno, sono il 50mm f1.8 della Canon e sempre della Canon il 18-135 f3.5-5.6. Natalia Freschetti mi chiede: che fotocamera usi per registrare e se senti rumori molesti provenire da smartphone o tablet che utilizzano Razzle, che cosa fai? Allora, nella prima domanda la risposta è una Canon 60D, mentre invece per quanto riguarda Razzle piango. Poi, una persona con un nome molto complesso che è Sestesumatsumeis, sto scherzando, non lo so, non me lo ricordo a memoria, comunque quello, mi chiede: che scuola ho fatto? Ho fatto l'agrario, quindi se un giorno qualcuno di voi avesse bisogno di un consiglio su una mucca, se qualcuno si trovasse ad acquistare una mucca, io saprei perfettamente consigliarvi. Infatti non capisco perché tutti mi contattano e mi chiedono consigli per il disegno. Ragazzi, io posso consigliare sulle mucche. Marco Streben Formichelli mi chiede: perché? Vuoi sapere il perché? Lo vuoi sapere? Allora, te lo spiego il perché, te lo dico adesso subito il perché. Gregorio Inglima mi chiede: preferisci il disegno digitale o quello fatto su fogli? Ovviamente quello fatto su fogli, ma faccio soprattutto quello digitale per comodità, per velocità, però quello fatto sui fogli, ragazzi. Ecco. Marco Dare chiede: come va fra Froga scuola e non mi dire in autobus? No, infatti vado in treno. Daniele Moretto chiede: ti piacciono i videogiochi? Porcaccia se mi piacciono, e non mi sono comprata più nessunissima console perché altrimenti tutta la mia vita la passo davanti alla televisione. Però, lo ammetto, in un momento di debolezza ho scaricato Steam. Margherita Yoko Finardi mi chiede: cosa vorresti fare da grande? È una meravigliosa domanda, io vorrei fare tutto. Cioè, qualsiasi cosa tu mi dici vorrei farlo, tranne il becchino. In primis io vorrei essere la regina del mondo, con molta modestia ovviamente. Poi dopo, secondariamente, mi piacerebbe anche fare tipo la scrittrice, animatrice, qualcosa di artistico. A parte la regina del mondo, quella è il primo lavoro, il secondo è qualcosa di artistico. E Giulio Pedrazzo... Ah, che cos'è questo suono fastidioso? Perché è intervenuto questo suono? Perché? Prego no. Ti prego no. Sei tornata, mamma? Ah, ok. Ora, in questo vlog io ho risposto a delle domande che mi sono state fatte sulla mia pagina Facebook, perché ho fatto due post dove ho chiesto cosa mi avreste voluto chiedere. Della domanda, della chiedizione. Quindi se avete altre cose da chiedermi me le scrivete qui sotto, io in un tempo tot verrò dal cielo in una nuvola e risponderò anche a queste altre domande. E farò una serie di vlog fino a quando voi non vi romperete le scatole e mi direte: Fratfrog, per favore, per cortesia, la puoi smettere di fare questi vlog? E io dirò: va bene ragazzi, scusate. E niente, ho preparato un finale particolarmente d'impatto per voi che avete deciso di seguire questo vlog fino alla fine.